devi essere credibile, trasparente. Per essere credibile e trasparente devi essere vero. E tu sei creativo in un'impresa dove vi è credibilità e trasparenza. Guardate, io sono convintissimo. Se tu vieni umiliato, perché quello dovrebbe essere creativo? Se uno ti tratta male, perché tu la mattina dopo dovresti essere creativo? In che cosa? Tu sei creativo quando senti che qualcuno ti ha detto non mi dispiace ciò che hai fatto, come ti comporti? Perché guardate che nel lavoro ci abbiamo una marea di stravolti. È diventato chic essere stravolti dal lavoro. Come stai? So stravolto. Ma io il mio babbo non l'ho sentito mai dire che era stravolto. Era stanco, perché aveva fatto un lavoro pesante. Invece fa molto chic essere stravolti, specialmente nelle grandi città. Oh, oh, stravolto. Io non so stravolto. E tu il messaggino a me non me lo mandi, perché se me lo mandi una volta e sbagli l'orario, te capita più. Abbiamo una marea di perdita di tempo. Il che significa tutto tempo che prendiamo per la nostra anima. Quando San Benedetto ci ricorda, cura ogni giorno. La mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il lavoro, no? Questo è un grande tema. Dietro a questi mail ci nascondiamo, ma in realtà non riesci a capire la differenza. Persone normalissime che ti dicono abbiamo 300 email. Ma chi ti scrive? Io mi auguro che tu abbia 300, 296 email del tuo fidanzato o fidanzatina nuova, che, no, che faceva come faceva Kafka, si scriveva 4-5 lettere al giorno. Allora, da lì siamo partiti. Quindi questo facciamo un'azienda. Entriamo alle 8, non si marca il cartellino, alle 1 si va a pranzo, si è staccati e considerate che facciamo il 96% di export, quindi non è che abbiamo il problema americano da una parte e cinese quando ci alziamo il mattino, orientale, no? Quindi con questo programma, progetto, noi volevamo in qualche maniera umanizzare il lavoro, cioè, scusa, non andare a rompere quell'umanità che c'è nel lavoro, no? Che tutto se fate il messaggino a me, se va bene vi rispondo dopo 2 o 3 giorni. Ma scusate, quando facevate una lettera per dire come stai, dove vai, ti rispondo dopo 2 giorni. C'è una cosa seria, tu hai telefonato, dice, possiamo sentirci, è 1 giorno e mezzo che ti devo chiamare, è vero o no? Ti chiamo. Ma è diventato tutto urgente. Ma tutto c'è, non c'è più distinzione. Ma se l'impresa non ha priorità, guardate ragazzi che siamo in difficoltà vera. La priorità è una cosa su cui dobbiamo discutere. Abbiamo una cosa seria, ne discutiamo. La cosa che possiamo discutere fra 2 giorni, fra 3 giorni. Cioè, ma non ho mai risposto. Ma che cazzo, ma che te dovrei rispondere per niente subito? Oh, mi dica una cosa molto carina, perché con questi scherzetti qui, noi abbiamo una signora che è una mia cugina, che fa ancora le maglie a mano, brava, gli abbiamo messo lì la macchia e guarda che adesso da lunedì te guardiamo noi e tutti i colleghi con noi. Porca miseria, mi tocca andare tutti i giorni dal parrucchiere. È la mia cugina. Allora, però vedete che lato umano vi è? Quindi io credo che noi dobbiamo essere veloci, rapidi, geniali e accorciare tutto questo. Perché guardate che tutta sta marea di meeting che si fanno, sono stato ospite di 25 manager, super manager, mi hanno chiamato a vieni a parlarci, sono arrivato alle 4, cominciato a parlare, tutti facevano i messaggini, scusate, oh, ma io mica sono venuto giù con la piena, sono venuto di qui, ho fatto 200.000, chi posso anche andare a casa, no? Ma chi si deve collegare con te? Trump? Bush? Allora dici, guarda, scusa, aspetta una telefonata da Bush, da Trump lasciamo lì, no? Io mi domando, vuol dire che tu hai un tasso di deconcentrazione altissima. Ho detto l'altro giorno ai giovani all'università, scusate ma voi siete molto connessi, ma pensate che facilmente qualcuno vi prenda a lavorare se siete molto connessi? No, perché tu non puoi immaginare che sei connesso e le 8 ore metti il telefono lì, o che fai? 10 minuti lavori e 10 minuti guardi WhatsApp, no? Avete visto lì qui all'associazione industriale quel giorno con quella giovane onorevole? Che lei è stata carina, no? Eravamo alla sala piena, ha parlato il mio amico, poi ho parlato io, poi lei ha detto, io ho ascoltato attentamente, che ascoltarsi, aveva l'iPhone e l'iPad, era sempre su WhatsApp, sulle... Due. Ce l'aveva due, l'ho fatti vedere. No, ma io prendevo appunti, ma mica siamo venuti giù con la piena, io sono venuto da Castelrigone, ma non sono venuto giù con la piena. No? Allora, ascoltate, quello che vorrei trasmettere, di non aver paura di niente, perché noi abbiamo un tasso di manualità altissima.
un tasso di creatività altissima, siete d'accordo? Se riusciamo ad essere innovatori, perché il tema è lì, come possiamo essere innovatori? Come possiamo essere manufatturieri nuovi? Tant'è vero che, piccola parentesi, prima che mi dimentico, venerdì pomeriggio vi ribadisco che abbiamo invitato al Teatro di Solomeo tutti questi giovani che vogliono fare i manufatturieri del XXI secolo innovatori. Per fare un discorso con loro, incominciamo alle 4, non vogliamo parlare di prodotto, cioè tu mi vuoi innovare la penna, no, perché se tu sei un innovatore nessuno lo può capire, no, se sei un avanguardista. Noi vorremmo discutere del il modo come poterti finanziare meglio, fare un piccolo business plan per la tua banca che ti deve finanziare, non andare nel prodotto e cercare di spronar loro a tornare ad essere dei manufatturieri veri, perché avete visto questo documento un po' particolare, ho partecipato a un meeting organizzato dal ministro, dal ministero, quindi il 96% di start-up i servizi falliscono. Significa che tu a 27 anni, a 28 anni fallisci, e quando hai fallito in Italia la parola fallimento non ha lo stesso valore che negli Stati Uniti.